Benvenuti a tutti. Nel video di oggi parliamo di come smettere di evitare per sempre le situazioni che ti fanno paura. Io sono il dottor Andrea Tomassetti, sono uno psicologo specialista dei disturbi d'ansia, mi occupo da quelli che sono attacchi di panico, all'ansia sociale, dal DOC all'ansia generalizzata. Nel video di oggi vediamo per l'appunto come smettere di evitare per sempre le situazioni che ti fanno paura. Ecco, per arrivare a questo, a capire come smettere di evitare, devo prima spiegarti qual è la funzione numero uno della nostra mente. Vedi, tutti noi abbiamo una mente che svolge un ruolo specifico e lo assolve nel miglior modo possibile. Di quale ruolo sto parlando? Del ruolo della protezione. Vedi, la nostra mente ha un unico obiettivo, un unico scopo. Quello di proteggerci, quello di tenerci in vita, costi quel che costi. Tutto passa in secondo piano e questo è ciò che la mente ha come obiettivo, come focus principale. Quindi la nostra mente, la cosa che deve fare è proteggerci, tenerci in vita, costi quel che costi. Hai presente quanto la mente è brava nel presentarti delle immagini, degli scenari catastrofici, le cose più brutte possibili, quando pensi ad un evento temuto? Perché lo fa? Perché così ti tiene fermo, ti tiene bloccato nella situazione in cui sei, ti tiene al sicuro in quella situazione, perché il futuro potrebbe essere anche un minimo pericoloso e quindi la tua mente non vuole che tu corra pericolo e ti tiene qui, mostrandoti come fuori ci sia lo scenario peggiore possibile, ti possa capitare la cosa peggiore possibile. Vedi quanto è efficace nel fare questa cosa. Se tu in questo momento stai soffrendo di ansia, a maggior ragione ti rendi conto di questa tua capacità, perché molto spesso la tua mente ti presenta sempre lo scenario più catastrofico possibile. Però, se tieni in considerazione questo aspetto, ovvero che lo scopo numero uno della tua mente è quello di proteggerti, la tua mente non può farlo solo in una situazione, ma lo fa in tutte le situazioni possibili, perché ha sempre quello stesso obiettivo, non è che questo obiettivo cambia. Quindi, se ha lo scopo di proteggerti quando sei a casa e non facendoti affrontare la situazione temuta, ok? Allo stesso modo ha lo scopo di proteggerti quando sei proprio nella situazione temuta. E questa è una realizzazione incredibile, perché puoi così avere la consapevolezza che quando ti troverai effettivamente nella situazione che temi, la tua mente attiverà lo stesso meccanismo di protezione e quindi si ingegnerà a trovare tutte le soluzioni possibili per far sì che tu rimanga protetto proprio in quella situazione che temi. Io infatti faccio sempre questo esempio. Se noi dovessimo immaginare di trovarci in una giungla sperduta, adesso diremmo cavolo, non ce la faremmo mai, è impossibile che io riesca a sopravvivere, ma quando poi effettivamente ti trovi nella giungla, la tua mente ha un unico obiettivo, quello di tenerti in vita e quindi troverà tutte le migliori soluzioni possibili per nutrirti, per metterti al riparo, si ingegnerà tantissimo e farà delle cose che tu adesso neanche immagini che possa fare. E questo ti rivela un principio fondamentale, ovvero che qualsiasi contenuto della tua mente è sempre legato al contesto in cui ti trovi. Se sei a casa e sei al sicuro e temi una situazione al di fuori, è ovvio che la tua mente ti presenti lo scenario più pericoloso. Proprio perché adesso sei al sicuro e perché mai lei dovrebbe volere che tu ti esponga anche ad un eventuale piccolissimo pericolo? È ovvio che ti presenta il peggior scenario possibile, proprio perché tu sei al sicuro. Quando ti trovi nella giungla e non hai possibilità di fuga, non esiste allora altra opportunità e la tua mente si ingegnerà proprio nel fornirti le soluzioni migliori possibili per tenerti in vita. Compresa questa cosa e dunque eliminata qualsiasi possibilità di fuga, perché ricordati bene che la tua mente ti può
suggerire come opzione la fuga, ma non ha mai la capacità di attivare il tuo corpo. Quella è sempre tua responsabilità. La tua mente può dirti ok, scappa, vai via, ma sei tu a muovere effettivamente il tuo corpo. Altrimenti io posso anche dire corri, 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 la mia mente può presentarmi corri, corri, corri o rimanere qui. Non ha questa possibilità, mi presenta una soluzione possibile. Quindi quando tu elimini da ogni possibilità l'opzione di fuga, come se fossi in quella giungla senza scappatoie, allora la tua mente si ingegnerà per farti affrontare quella situazione che temi e far sì che sia un successo. Dunque, con questa consapevolezza, tu puoi metterti in qualsiasi tipo di contesto, anche quello che temi, e vedere che la tua mente si comporta in un modo totalmente diverso rispetto a quello che ti ha presentato quando pensavi a come sarebbe stato affrontare quella situazione. Perché ricorda, ogni contenuto della mente è sempre relativo al contesto in cui ti trovi. Se sei al sicuro, ti presenterà un ostacolo fuori. Se sei nell'ostacolo e non hai possibilità di fuga, troverà proprio la soluzione per farti vivere al meglio possibile e proteggerti in quella situazione specifica. Io ti ringrazio, spero che questo video ti sia stato utile. Se in questo momento stai avendo delle difficoltà con l'ansia, ti lascio il link in descrizione dove puoi trovare il mio corso ad un'offerta veramente accessibile a chiunque, dove ti mostro proprio come funziona la mente, quali comportamenti ti portano fuori dall'ansia, come rilassare il tuo corpo, come rilassare la tua mente, come imparare la meditazione, imparare la respirazione in modo tale che tu possa ritornare ad uno stato di attivazione giusto, così da poter affrontare le sfide della vita in modo efficace. Io ti ringrazio, ti invito ad iscriverti al canale e ci vediamo nel prossimo video.